io, se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io se fossi Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, non sarei mica un dilettante, sarei sempre presente, sarei davvero nel luogo a spiare, o meglio ancora a criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, com'è noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto poverino è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sveda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda. Per questo io, se fossi Dio, preferirei il secolo passato. Se fossi Dio rimpiangerei il furore antico, dove si odiava e poi si amava e si ammazzava il nemico. Comitato scientifico Provisezione è stato ben ordinato a non dire la verità. Commentano sapendo di mentire. Sono ben preparati ad aggirare l'argomento principale, il noccio della questione, è uno solo. Loro lo sanno, ecco perché io dico mentono sapendo di mentire. Loro sanno che la vivisezione o la sperimentazione male, come loro la definiscono adesso, ha fallito il compito che le è stato assegnato, cioè fornire dati utili preventivamente per tutelare l'uomo. Questo non è possibile. La vivisezione è una pratica euristica non predittiva del genere umano. Questo e non è una motivazione etica, stiamo parlando dal punto di vista scientifico. In caso di disastro farmacologico, nessuno è mai andato in galera, milioni di persone muoiono in continuazione, voi ci dovete ancora dire perché dopo 30 anni adesso scrivete sulle confezioni di tabacco che il tabacco è nocivo per l'uomo quando l'avete testato sugli animali e sugli animali hanno dato sul seguito. E si debba chiudere la trasmissione ritornando a questo schema dialettico che onestamente non fa più sentito. Io credo che uno di noi sia piace libera, anche lì no, no, però Stefano, credimi. No, no, aspetta, se poi dopo lo rifacciamo, questa è un'altra cosa. Carogna. Io se fossi Dio non sarei ridotto come voi, e se lo fossi io certo morirei. Il 50% dei farmaci si possono eliminare, l'ha imparato da me, è una cosa che sto dicendo da tutta la vita, quindi noi siamo d'accordo che ci sono tante cose che fanno parte del commercio, che non hanno niente a che fare, però... Noi siamo d'accordo che ci sono tante cose che fanno parte del commercio, che non hanno niente a che fare.